Questa iniziativa, promossa dal Partito Comunista Italiano in sezione di Modena, Associazione Modena por Cuba e Associazione Punto Critico, cade in occasione dell'anniversario di Plaghi Ron, che è stata sostanzialmente la prima grossa ingerenza nordamericana nei confronti di Cuba nel 1961. E in questa occasione noi non è che vogliamo semplicemente fare una celebrazione di natura storica, ma cercare di contestualizzare quello che è stato l'interventismo americano praticamente degli anni 60 a quello che oggi rappresenta l'interventismo imperialista in America Latina, sempre nel contesto cubano e non più in generale anche buona sostanza sui venti popolari che stanno scuotendo l'America Latina, dalle Venezuela alla Bolivia, e in questo contesto cercare di dare una lettura critica di quello che si aprirà nei prossimi anni in virtù appunto di questa recrudescenza di natura militarista. Negli interventi che precederanno avremo il contributo da parte di Mauro Ori, che per l'Associazione Modena por Cuba farà un ricorso storico di quello che è stato storicamente Plaghi Ron, come è stata concepita dall'amministrazione Eisenhower, poi messa in pratica dall'amministrazione Kennedy, un intervento del compagno Pieralli e in buona sostanza più sull'aspetto geopolitico globale. E un intervento da parte del compagno Paolo Rossignoli dell'edizione Accabe, molto più specifico sulle ingerenze americane, specificatamente sulla realtà cubana. E, seguendo la scaletta, passerei la parola direttamente al compagno Mauro. Prima di tutto saluto tutti quelli presenti e quelli che ci vedranno per televisione. Io appartengo all'associazione Modena por Cuba, che è un'associazione che è già da diversi anni. Aiutiamo e sosteniamo Cuba, insomma, e soprattutto sia a livello materiale che politico. Abbiamo un referente molto importante a Cuba, che è il direttore del Museo della Madre Subcontinente, che è Vittor Hugo Páez Lores, che è una persona veramente molto in gamba e qui vorrei ricordarlo. Noi ci dice sempre che è sì importante l'aiuto materiale, no? Che è bello, insomma, però non è significativo. Quello che è molto più importante è il sostegno e l'aiuto in difesa della rivoluzione cubana, insomma, del governo, del popolo e delle persone, soprattutto della rivoluzione cubana. Per cui credo che l'iniziativa di oggi anche vada in questa direzione, insomma, di dare un contributo e un sostegno alla rivoluzione cubana. Dopo il trionfo della rivoluzione cubana, per gli Stati Uniti d'America, che ricordiamolo è una potenza imperialista, no? Cuba diventa un problema perché, innanzitutto perché loro non possono considerare che un paese, soprattutto in quell'area geografica, no? Nel loro cortile di casa, soprattutto Cuba, che per loro era quasi una colonia, una repubblica fantoccio, un paese diventi libero e indipendente e questo per loro già significa un grosso problema. Poi se pensiamo che nella guerra fredda c'era per loro sempre il pericolo della minaccia comunista, questo era un grosso problema. Oltre al fatto che la lobby cubana, mafia cubana, lì a Miami era molto forte e spingeva anche in quella direzione per rovesciare Castro e la rivoluzione. È quel periodo del 1960 che Eisenhower quindi decide di armare e addestrare gli esuli cubani per tentare un attacco contro Cuba. Questo inizia la primavera, ci sarà all'inizio un contingente di circa 500 esuli cubani, anticastristi, che si trasferì in una zona remota del Guatemala per addestrarsi, mentre all'interno di Cuba la CIA consolidava una rete di appoggio alle bande controrivoluzionarie. Tanto a Cuba come in Guatemala vi era più di un movimento anticastrista, quindi
Questo è tipico della dissidente controrivoluzione cubana, no? Di essere sparpagliata in diversi gruppetti che si definiscono dissidenti, ma come poi in un bel libro pubblicato da Edizione H, no? Dissidenti mercenari, si capisce bene che sono più mercenari che dissidenti e sono molto divisi tra di loro, per cui non riescono a avere a organizzarsi in maniera ottimale per, già da allora, ma anche adesso, e infatti poi non sono ancora riusciti per fortuna a rovesciare Castro. Comunque non riescono a stabilire un'egemonia nell'azione contro Fidel Castro, perché questi gruppi sono in disaccordo tra di loro e non riescono nemmeno a trovare un'intesa formata tra di loro. Sui monti in città operavano gruppi scarsamente omogenei, che avevano in comune soltanto l'idea di succedere al castrismo. L'unica cosa che riuscivano a fare era di scannare contadini inermi, colpevoli solo di credere nella bontà della rivoluzione. I banditi erano dei disgregati sociali, privi di vero coraggio e per lo più opportunisti. Nel frattempo, in quel periodo, negli Stati Uniti, arrivò anche la seconda, cosiddetta terza ondata di esuli cubani, composta da uomini che avevano avuto anche elevati posti di responsabilità nel primo periodo della rivoluzione. Penso a Hubert Matos, no? Che faceva parte del secondo fronte nelle Scambrai, che scappò poi a Miami. Poi, dopo Eisenhower, nelle elezioni presidenziali, nel 1960, Kennedy successe a Eisenhower, no? E qui si pensò che si aprì un interrogativo, anche se modesto, di un cambio nella politica nordamericana verso Cuba. Ma per la verità non cambiò nulla e rimase solo una debole illusione, questo di un cambiamento della politica nordamericana. Si continua a rifornire la controrivoluzione di armi e di equipaggiamenti. Si formano organizzazioni anticastriste in tutte le province di Cuba, di cui le più orientate verso la guerriglia erano le bande organizzate sulle Scambrai. Verso la fine del 1960 la CIA cambia i propri piani. Visto che i gruppi controrivoluzionari all'interno di Cuba sono divisi tra di loro e non si ha la possibilità di controllare come si vorrebbe, bisogna anche tenere conto che gli Stati Uniti non vogliono una Cuba libera e indipendente. Cuba deve diventare una loro colonia, mascherata come prima da Repubblica Indipendente, Repubblica Fantoccio. Il nuovo piano consisteva di abbandonare le bande delle Scambrai ed effettuare un solo sbarco massiccio di mercenari cubani, appoggiati da forze americane e dotate di una forte area di appoggio. Gli aspiranti invasori abbracciarono entusiasticamente i nuovi piani e Kennedy, il 17 novembre del 1960, approvò in linea di massima il progetto. Il 3 gennaio del 1961, l'ambasciatore americano a Havana, Bonson, ricevette l'ordine di rompere i rapporti con Cuba. Si era già in uno stato di belligeranza. Per il governo cubano era evidente che tutti i sabotaggi, gli attentati, i bombardamenti, tutte le attività cospirative traevano impulso e appoggio in materia degli Stati Uniti d'America. Quindi la rivoluzione preparò contromisure, mobilitando la popolazione intera, operai, contadini, studenti, lavoratori dei campi e delle città, vennero inquadrati nella milizia nazionale. Era la prima prova di portata radicalmente rivoluzionaria, a cui tutto il proletariato cubano partecipasse in qualità di protagonista principale. Nei giorni di Natale del 1960, nessun uomo valido, che non fosse un dubbioso, un inutile e un nemico, rimase a casa a passare le feste. Tutti erano all'addestramento militare. Si costituirono in quei giorni i CDR, la vigilanza rivoluzionaria nei quartieri. Proprio in quei giorni Fidel affermava che una rivoluzione sociale si presenta come un tremendo scontro fra classi sociali. La notizia di un orribile delitto scatenò l'emozione popolare. Negli Scambrai, banditi armati avevano impiccato ad un albero un giovane maestro volontario che andava insegnando l'alfabeto ai contadini. Aveva 16 anni e si chiamava Conrado Benitez. Non portava armi, solo quaderni e matite. Nelle Scambrai la campagna dell'alfabetizzazione era appena cominciata e il nemico della rivoluzione si scatenava contro di essa come contro la più seria minaccia ai suoi piani.
Le bande contro rivoluzionarie avevano costituito, nelle scambrai, otto formazioni forti di 200 uomini ognuna. Queste bande erano chiamate dai cubani alzados, che voleva dire coloro che si rifugiano la macchia. E da quel momento comincia, diciamo, la lotta contro i banditi, no? Il famoso rastrellamento delle scambrai, che impegnò tutte le forze popolari cubane, come detto prima, no? La milizia popolare nella lotta contro i banditi. Il 2 gennaio Castro ribadisce l'accusa degli americani. Un attacco a Cuba, anche se preparato da Eisenhower, sarebbe stato considerato di Kennedy. Il 4 gennaio venne pubblicata la legge che decretava la pena di morte per i delitti contro rivoluzionari. Il 29 gennaio Fidel Castro dichiara solennemente che nessun capo contro rivoluzionario sarebbe uscito vivo dalle scambrai. Qui vorrei ricordare anche che nel marzo 1960 una nave francese, la Couvre, che portava le prime armi comprate dalla rivoluzione cubana, esplose nel porto della Havana, sabotato da agenti della CIA. Voglio ricordare che poi, nel funerale di quella, dopo di quell'attentato, poi Alberto Cota fece la foto più importante del cielo, quella che tutti noi conosciamo. Nel frattempo la CIA, scartato il progetto di infiltrare piccoli gruppi di guerriglieri, elaborò i nuovi piani di sbarco. Un primo piano prevedeva come obiettivo la creazione di una testa di ponte, il porticciolo di Casilda. Sappiamo qua si chiamava Piano Trinidad, nei pressi di Trinidad proprio, sulla costa sud di Cuba, che si pensava di che contasse sull'appoggio dei banditi della sede delle scambrai, la quale poi viene scartata di fronte alla liquidazione della banda controrivoluzionaria nella zona. La seconda ipotesi, o piano, si pensò di organizzare una regione nord-orientale di Cuba, vicino alla centrale Preston, subito riscattata perché non presentava caratteristiche geografiche ottimali per uno sbarco. La terza operazione, che poi sarà quella che poi porterà allo sbarco dei vari porti, si chiamò Operazione Pluto, nella costa meridionale di Matanzas, vicino alle preludi della scenaria di Zapata. L'importanza della scelta per la potenza imperialista americana dipendeva soprattutto dal mantenere tutta l'operazione sotto stretto controllo dei propri servizi segreti della CIA. Naturalmente, rinunciando così all'appoggio delle bande di scambrai, qualificava meglio come mercenario il corpo di spedizione e lo votava ancora più sicuramente alla sconfitta. Kennedy, dopo molte esitazioni, decise di affidarsi alla Buona Stella. Essendosi opposto fin dal principio, non gli restava altra soluzione che quella di buttare lo sbaraglio ai cubani, soli, sperando che andasse bene, dando soddisfazione alle richieste e alle pressioni degli esuli cubani e confortato anche dai rapporti della CIA e dal ricordo di un'analoga impresa condotta con successo in Guatemala nel 1954, senza però dare un appoggio totale delle forze americane. Chiaramente il piano poi prevedeva che si formasse una prima testa di ponte in cui si sarebbe installato un governo provvisorio dei cubani, amici Stati Uniti, e poi riconosciuto sia da loro che dai governi nazionali del continente. Il corpo di spedizione arrivò ad organizzare 1.400 uomini, tutti cubani, in maggioranza appartenenti alla tipica borghesia speculatrice cubana della Cuba, battezzata come Brigata d'Assalto 2506, mentre la protezione aerea sarebbe stata impiegata da soldati americani. Però di fronte al mondo la spedizione avrebbe dovuto essere cubana al 100%. Il gruppo di mercenari interessato a rovesciare Castro e la rivoluzione sociale cubana, fautore quindi di una restaurazione neocoloniale, si imbarcò in un porto del Nicaragua. Il 15 aprile venne l'attacco contro gli aeroporti cubani. Erano bombardieri leggeri provenienti da Nicaragua, mascherati con simboli cubani, guidati da piloti cubani, seminarono bombe sulle piste degli aeroporti di Santiago de Cuba, San Antonio de los Baños e Ciudad Libertad alla Habana, lasciando sul terreno 7 morti e 50 feriti. Non riuscirono però ad ottenere l'obiettivo prefissato, perché non riuscirono a distruggere la piccola forza aerea cubana. Questo poi è il prologo dell'attesa invasione.
dopo questo attacco aereo, senza sapere ci fu il funerale delle vittime dell'attacco aereo. Il funerale si svolse lungo Calle 23, dalla Mano Libera al cimitero Colon, ed era pieno di gente. Fidel prese la parola e affermò: quello che gli imperialisti non si perdonano mai è di essere qui, sotto il loro naso. Quello che non ci perdoneranno mai è la dignità, l'interezza, la fermezza ideologica e lo spirito rivoluzionario del popolo cubano. E proclama in quel momento il carattere socialista della rivoluzione. Dopo questo primo attacco, i CDR si mobilitano per individuare tutti i probabili controrivoluzionari residenti a Cuba, rendendo così inattivo il tentativo di azioni interne denominate dalla CIA Operazione Generosa. Verso le 2.30 del 16 aprile, cominciano ad arrivare sulla costa occidentale i primi mercenari. I primi uomini rana a toccare a terra furono però americani, però furono subito scoperti, ci furono i primi scontri, e questo tolse la speranza di una sorpresa tattica. Però i primi miliziani che si portavano con loro erano pochi, lasciarono i primi morti sul terreno e dovettero ritirarsi. Ci fu comunque da parte di Cuba la mobilitazione del battaglione di Cienfuegos. I primi, subito anche tutti i dirigenti della rivoluzione si mobilitarono. Partì anche il primo ministro Martinez, Aragonés, Ameiras, Fernández Mel, tutti i dirigenti del partito. Tutti si lanciarono verso la zona della prima invasione. Voglio ricordare che, visto che prevedevano un attacco a Cuba, avevano già stabilito che Ernesto Guevara fosse capo dell'esercito della zona occidentale, Raúl Castro della zona orientale. Comunque, durante lo sbarco, alcuni mezzi del parco di Cuba si lasciarono sulle rocce e affondarono rapidamente, ma con l'aiuto dei paracadutisti fu stabilita una testa di ponte e occupati tre piccoli villaggi. Mentre la versione rivoluzionaria cubana, che non fu distrutta, abbatté, e questa fu una cosa importante, una nave che recava tutta la scorta di munizioni per 10 giorni e che, secondo i piani della CIA, non avrebbe dovuto essere affondata. Poi furono abbattuti diversi aerei B-26 americani dai jet T-33 cubani, che la CIA non sapeva che i cubani l'avessero, di cui se ne erano fornite alcune settimane. Fidel, come dicevo, naturalmente dirise tutta la battaglia per telefono e creò una trappola senza uscita. 4.000 uomini, miliziani, comunitati anche la polizia rivoluzionaria cubana, corsero verso Playa Girona a sparare contro gli invasori. Questa mobilitazione popolare si batté come belve e fermare i mercenari e i loro carri armati che proteggevano la testa di ponte, che bene o male si era stabilita sulla spiaggia tra Playa Girona e Playa Larga. Bloccati su quei leggi dei frangi della ferma, gli uomini della CIA aspettavano immobili o i rinforzi o l'attacco dei castristi. La milizia rivoluzionaria, intanto, operava anche su altri fronti. In poche ore decine di migliaia di persone vengono fermate e rinchiuse in centri di raccolta, sorvegliate dai miliziani in tutta l'isola. La quinta colonna e i banditi di due scambrai furono invece nell'impossibilità di muoversi e rimasero immobili ascoltando le notizie per radio. A Washington ci si accorse, dopo poche ore, che il corpo di spedizione era votato alla sconfitta. Si pensò di ricorrere all'appoggio dei Marines, ma Kennedy non volle, preferì quella sconfitta ad uno sviluppo delle cose di cui non si potevano prevedere le conseguenze. Allora consentì solo che alcuni jet degli Stati Uniti aiutassero i B-26 nei loro bombardamenti per cercare di frenare gli attacchi dei T-33 cubani, per consentire anche un'operazione di sganciamento dell'intera brigata. Ma jet e B-26 non si incontrarono, per cui fallì anche quell'operazione. Nel frattempo le forze rivoluzionarie e integrate del battaglione, come dicevo prima, della Polizia Nazionale Rivoluzionaria, delle colonne dell'esercito ribelle e unità di milizie popolari rivoluzionari avanzarono senza incontrare una resistenza organizzata di mercenari che occupavano Playa Girona. Questi mercenari combattevano, ricordiamo, senza grosse motivazioni.
e alle 17.30, 19.00, 19.61 cadono le posizioni dei mercenari tra i Ghironi e poco dopo entrano i carri armati con Fidel davanti. L'impresa era finita con 200 morti e oltre 1.500 mercenari prigionieri. La maggior parte si è resa senza sforzarsi troppo. In pochi giorni la sconfitta era consumata. Avevano vinto i soldati e i miliziani rivoluzionari, impegnandosi con forze neanche tanto sovracchiane. Molti avevano sparato per la prima volta nella loro vita. Alcuni impararono a guidare un carro armato sulla strada di Praia Larga. Ai bordi delle strade, fino a Matanzas, schiere di scolaresche con le loro maestre cantavano l'inno nazionale e tutti andavano a sparare col cuore gonfio di orgoglio e la rivoluzione nella mente. C'è da ricordare che i morti da parte cubana furono 400, miliziani e 55 soldati. Il CIE avrebbe detto: non si può chiedere a un uomo che aveva 1.000 cavallerie di terra di suo padre e che viene qui semplicemente per fare atto di presenza, perché gli rendono le 1.000 cavallerie, di andare a farsi ammazzare di fronte ad un guairo che non aveva niente e che ha una voglia matta di ucciderlo perché vogliono portargli via la sua cavalleria. Concludo con le parole di Fidel: non è mai successo nella storia che sia stato vinto un popolo rivoluzionario che abbia realmente conquistato il potere. Intanto presento cos'è Punto Critico. Punto Critico è un'associazione, un onlus, che si vuole occupare di geopolitica, ma non solo, di collaborazione comunque su tutti i temi internazionali, che ha sede a Roma, promossa, non lo nascondo, da alcuni esponenti del mondo cattolico e del PDC. Per darci un'idea, il vicepresidente nazionale Barsella, l'ex direttore di Nigrizia. L'intento di questa associazione, vista la dissoluzione, la frammentazione della sinistra e del mondo progressista, che oltre ad essere una frammentazione di rappresentanza elettorale è anche una frammentazione che non porta più analisi, elaborazione, a produrre nuovo pensiero, a leggere quello che avviene sul nostro territorio e nel nostro mondo, ed è difficile mettere assieme, diciamo così, il mondo della sinistra, il mondo comunista, il mondo più vario a pensare, è difficile farlo soprattutto all'interno dei partiti. Abbiamo pensato che promuovere una onlus, un'associazione comunque di studio e di promozione, potesse essere una buona idea per cominciare piano piano a provare a rimettere insieme un'elaborazione di ciò che avviene nel mondo. Noi abbiamo fatto un gruppo a Bologna di questa associazione, minimamente l'abbiamo chiamato Giovanni Ardizzone sulla spinta di alcuni compagni. Giovanni Ardizzone è un compagno che c'entra molto sulla situazione di Cuba. Leggo due brevi note: una manifestazione contro il blocco navale USA a Cuba, siamo nel 61, comunque, insomma, in quegli anni, termine del comizio, 500 persone si avviano in piazza Duomo, vengono caricate dal secondo reparto celere di Padova. Un ragazzo, Giovanni Ardizzone, viene schiacciato contro la parete da una camionetta, ci sono molti feriti, 6 feriti fra le forze di polizia. Questo ragazzo è stato un po' dimenticato, a parte a Cuba, che credo gli abbiano garantito molti spazi di ricordo e tutto, sicuramente in Italia, anche nel mondo della sinistra, non è una figura ricordata come meriterebbe e come dovrebbe. Noi abbiamo immaginato, pensando come Punto Critico di Bologna, che la centralità di ciò che, della storia cubana, ma di ciò che sta avvenendo oggi in America Latina, sia fondamentale, di nominare la nostra associazione a questo ragazzo proprio anche dal punto di vista simbolico, per quello che comporta, secondo noi, nella visione geopolitica e geoeconomica, ciò che sta avvenendo oggi nei paesi caraibici, Cuba, in Centro America e in Sud America. Adesso provo a portarvi con me in un ragionamento forse molto geoeconomico, geopolitico, che non parte subito da Cuba, ma che c'entra molto con Cuba e quello che sta succedendo oggi e quello che oggi può rappresentare l'esperienza cubana, che, come ci raccontava adesso il compagno, ha resistito, è andato avanti, ha promosso e permette oggi una guida, un'avanguardia che possa gestire, indicare, indirizzare i movimenti che si stanno creando in Sud America. Per cui una cosa fondamentale. Nel settembre 2002
Bush al congresso americano esprime, no, quello che lui nel documento chiama la strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti d'America. Questo documento, purtroppo noi viviamo in un periodo in cui si parla molto, no, del Grande Fratello e tutto, ma le cose interessanti è difficile vederle, leggere e seguirle in TV. Questo documento è una cosa incredibile, fascismo allo stato puro, roba che, fermandosi a riflettere un attimo, anche le tesi di Hitler, non so se sono considerabili più fasciste di questo documento, però ci sono alcuni elementi. Questo documento naturalmente cosa dice? Ve lo dico in maniera abbastanza semplice. Non c'è più l'Unione Sovietica, il grande blocco che si poteva opporre al nostro potere sconfitto. Noi adesso non possiamo e non dobbiamo più permettere, con qualsiasi mezzo, anche attraverso la forza, anche attraverso la guerra preventiva, che si possa consolidare qualsiasi altro potere in grado di nuovo di mettere in discussione la nostra egemonia economica e politica. Siamo disposti, con qualsiasi mezzo, compresa la guerra preventiva, ad impedire che ciò avvenga. Queste sono le tesi espresse nel 2002, in questa cosa approvata dal congresso, accessibile e che fanno rabbrividire, no? Leggendo, però. Sono in realtà le tesi che già erano scaturite nel 91 dalla prima presidenza Bush, nello scontro che ci fu interno a quella presidenza, non so chi di voi l'avesse seguito, su continuare o no la guerra nel Golfo, e che vedeva il sottosegretario Cheney, l'attuale vicepresidente, allora era segretario della difesa, aveva un suo sottosegretario che ha un nome che io sbaglio sempre, ci provo, ma mi scuserete, Wolfowitz credo che si chiami, che è il teorico, no, dei New Cons, che già allora aveva esplorato, no, e pubblicato queste tesi. Ve ne leggo alcuni stralci. Il nostro primo obiettivo è impedire che emerga ancora una nuova volta un rivale. Si tratta di una considerazione primordiale, la base di una nuova strategia di difesa regionale. Richiede che ci sforziamo a impedire che ogni potere ostile di dominare una regione dal cui controllo potrebbe nascere una forza globale. Direi che più chiaro di così, no? Era più in sintesi quello che vi stavo dicendo prima, e indica in questo documento, non a caso, anche dei territori, l'Asia dell'Est, il territorio della vecchia Unione Sovietica, non a caso per quello che è successo in Ucraina, in Georgia e quello che sta succedendo, l'Asia del Sud-Ovest, in particolar modo la Corea, la cui riunificazione potrebbe provocare un afflusso di investimenti cinesi e di altre economie dell'Asia nella ricostruzione della Corea, qualora si riunificasse, togliendoli alla riserva americana, per cui aveva fatto, e naturalmente la Cina, l'India e anche l'Europa nel secondo caso, per cui mettere il mondo all'intero al passo, per cui noi viviamo in questa situazione. Attualmente il governo americano, queste forze imperiali ma soprattutto americane, hanno avviato e stanno avviando questo processo di geoeconomia e di geopolitica. Primo elemento fondamentale è la guerra fra dollaro e euro, perché questo è un elemento fondamentale. Nella costruzione, per quanto sottomessa, per quanto in realtà non alternativa all'impero americano, l'euro in realtà alla lunga in questo momento è una grossa sfida al potere americano, è al potere della ricostruzione economica. Allora vi leggo anche qui alcuni articoli, alcune cose, perché spiegano meglio di qualsiasi altra parola quello che si potrebbe dire. Allora, questo è tratto da un giornale americano, da un certo Rogers. Se non si fa subito qualcosa, credo che il dollaro possa perdere il suo status di valuta di riserva e di mezzo di scambio mondiale. E questo condurrebbe ad una forte caduta degli standard di vita dei cittadini USA. Una caduta senza confronti da quasi un secolo a questa parte. Un'altra nota, la stampa dice che l'esercito USA non ha trovato armi di distruzione di massa in Iraq. Menzogne, maledette menzogne, non ha forse trovato finanzieri pieni di euro? Per cui queste sono le indicazioni su ciò che sta avvenendo. Allora, la nascita dell'euro provoca, proprio dal punto di vista economico, la grande sfida all'elemento geoeconomico e geopolitico degli Stati Uniti.
Gli Stati Uniti naturalmente prendono immediatamente le loro contromisure rispetto alla teoria che hanno eletto e votato nel 2002 al loro congresso. Il primo punto è destabilizzare le zone di influenza attuale o potenziale dell'Europa. Da questo punto di vista, un conflitto aperto nell'area medio orientale avrebbe conseguenze molto pesanti per l'Europa, che progetta un'area di libero scambio rispetto al quale sono aree di influenze potenzialmente già dentro l'euro. Non a caso la Siria, faccio un esempio, ha già cambiato totalmente le sue valute in euro, l'Iraq aveva incominciato a commercializzare il petrolio in euro. In questi giorni, quando si parla di attacco all'Iran con la cosa nucleare, in realtà stiamo attenti al fatto che l'Iran ha aperto una borsa di valutazione del petrolio in euro e non più in dollari, e altri meccanismi, per cui stiamo sempre anche attenti alla disinformazione televisiva, no? Perché è molto più facile che verrà attaccato l'Iran perché ha aperto una borsa in euro che perché ha arricchito un po' di uranio, però questo non lo si può dire, per cui si inventano altre cose. Per cui questa è la prima parte. Il secondo punto, di cui noi purtroppo come italiani siamo ben consapevoli, è l'utilizzo dei guastatori in Europa. Blair, Berlusconi, cui noi purtroppo speriamo di esserci liberati da riserve in questi giorni, e la Polonia, alcuni altri stati nuovi che sono entrati, perché non sono gli unici guastatori. Per cui un giorno poi ci sarà anche da andare a analizzare, quando avremo elementi storici più determinanti, quanto la follia di Berlusconi sia una sua sola follia personale, non sia un disegno strategico più generale anche di far uscire l'Italia dalla zona euro per indebolire, poi perché comunque ha un'economia ancora abbastanza potente che nella zona euro ne determina un valore fondamentale, perché come immagino voi saprete, da quando non si convertono più le monete in oro, cioè dal 1971, guerra in Iran, in cui il dollaro rifiuta di si rifiuta di convertire la sua moneta in oro, il valore reale di scambio di una moneta viene dato dalle economie reali dei paesi che la usano, no? Questo è poi una parte di discorso che mi tornerà utile anche dopo, quando torneremo a Sud America. È chiaro che se per l'euro un'economia comunque forte come l'Italia non usasse più l'euro, ne farebbe cadere una buona parte del valore, in questo momento sarebbe utile. Comunque questo è l'utilizzo dei guastatori. L'altro punto è stata a forza la guerra in Iraq, che aveva, avviso di molti, la centralità. Infatti l'elemento che portò Saddam Hussein a dichiarare che avrebbe comunque pagato, commercializzato il petrolio in euro, probabilmente è stato l'elemento determinante rispetto a questo punto. Arriviamo, perché è talmente determinante questo punto? Perché l'economia americana non va poi così bene, per quanto ci dicano, soprattutto nei parametri economici. Anche questa guerra è finanziata da un debito abnorme, no? Ha un debito, qualche anno fa, io mi sono cercato un po' di dati nell'elaborazione del mio pensiero e della mia analisi, era già al 6% del PIL. Un debito di Stato così adesso è sicuramente più alto, tenendo presente che tutto il debito montato nella guerra in Iraq, tutto non viene citato, non viene scritto, non viene nascosto, per cui è più alto e non con tutti i dati reali. Qualsiasi altro paese ormai sarebbe fallito, sarebbe andato in una svalutazione assolutamente tremenda. Questo negli Stati Uniti non può avvenire perché il dollaro è la valuta di riserva, cioè dietro il dollaro non c'è più niente, o perlomeno non poteva venire finché non c'era l'euro, finché non c'era una concorrenza reale e credibile da quella minaccia. Adesso incomincia piano piano, poi valutiamo la svalutazione, no? Avete visto quanto si è svalutato e tutto. C'è anche in questi giorni, scusate se vado un attimo, la banca asiatica ha lanciato un forte allarme agli investitori, in cui prevede entro poco un crollo del dollaro del 15-40%. E tenete presente che questa banca è gestita e posseduta dagli americani e dagli svizzeri, per cui se lo dicano loro è anche abbastanza credibile, non è che la gestisce Castro, no? Per cui nonostante tutto ci sono queste cose. Una ipotesi agli americani molto forte qual era? Era quella dell'ALCA, cioè dire noi, e per cui torniamo al Centro America e Sud America. Noi cosa dobbiamo fare? Perdiamo, destabilizziamo completamente la zona euro, apriamo conflitti che poi hanno
interessi anche verso la Cina e la Corea, però non è questo oggi il centro del nostro dibattito. Noi possiamo fare questo, lo possiamo fare in maniera molto forte se riusciamo a allargarci, a prendere, a fare il nostro mercato nell'America, no? Prima hanno fatto col Messico, col Canada, ci stavano anche provando con tutto il Sud America, per cui con questa benedetta alca. Questa cosa li avrebbe portato ad avere un mercato di 800 milioni di persone e di, se non mi ricordo male, sommando tutti i paesi, quasi 12 trilioni di dollari, che erano una base fondamentale per il sostegno del dollaro anche contro la cosa dell'euro, oltre che permettergli di avere una gestione regionale delle forze militari, perché questo accordo era tremendo, prevedeva di fatto una dollarizzazione del Sud America, prevedeva di fatto una militarizzazione, in alcuni casi ci sono anche riusciti in alcuni paesi, per cui una sostituzione degli eserciti nazionali con quello sostanzialmente americano, in cui gli eserciti nazionali avevano soltanto il compito quasi di polizia e di governo borghese, una distruzione dell'agricoltura, delle bio, praticamente diventava un togliere la sovranità, sostanzialmente la sovranità nazionale a questo paese, a questo continente, a questo insieme di paesi che sarebbero diventati veramente formalmente con una nuova strategia che non era più quella dei colpi di Stato, ma quella nuova, quella rilanciata della gestione economica, veramente il loro cortile di casa, i loro nuovi schiavi, i loro nuovi sfruttati, i loro nuovi tutto. No? L'importante è che l'America buona, quella ricca, continuasse a fare i loro affari. E qui dove, cosa viene? Ci viene che Castro ha resistito, che Castro in questi anni non è stato soltanto lì a non far niente, ma ha guardato i movimenti che c'erano, le persone in Uruguay, in Bolivia, Morales, Chavez, Sud America, ha dalla sua piccola isola, dalla sua piccola storia, cercato di ricostruire, di ritessere quello che era poi l'idea dell'inizio della rivoluzione, no? Di riunire il Sud America, di riunire l'idea bolivariana, che lui, adesso tu sei più fermato di me, loro un altro riferimento, Martin, loro un altro riferimento Bolivar, però il concetto era uguale, no? Per cui hanno continuato a tessere, hanno ripreso a ricostruire. Abbiamo avuto, ed non era previsto sicuramente dagli americani, perché poi per fortuna la storia, no? Va avanti anche, non sempre come la prevedono gli imperialisti, abbiamo avuto l'affermazione di Chavez in Venezuela, si ricostruisce anche grazie a loro il primo tassello in Venezuela, nel 2001 Chavez lancia la proposta di alternativa bolivariana, no? Che è l'ALBA contro l'ALCA, che è basata su altri criteri di sfruttamento commerciale e tutto, che però ragiona in termini geopolitici, geoeconomici molto molto razionali e avanguardie, e riprende, se vuoi, anche una vecchia idea del Perón, cioè di stare uniti, no? Uniti non siamo invincibili, divisi siamo indifendibili, diceva Perón. Per cui diciamo ci si rimette assieme, c'è un progetto a lunga scadenza anche di economia. Succede che in Argentina viene eletto, adesso i nomi, chiedo scusa, Kirchner, per cui l'Argentina, Lula, che è comunque anche lui, quando ci fu la dittatura, ospite di Castro a Cuba, sostenuto, aiutato, anche se poi sia Kirchner che Lula sono poi rappresentanti non di un pensiero di economia socialista, però comunque esistono in quel territorio e portano avanti, no, questo progetto insieme agli altri paesi, si aggiunge l'Uruguay, si aggiunge la Bolivia, finalmente, grazie anche e soprattutto a Fidel Castro per questa sua lunga tessitura, Sud America si organizza e vediamo in questi giorni, e assistiamo, una vera e propria possibilità di rinascita, di emancipazione, della parte caraibica. Fra l'altro fra poco ci saranno anche le elezioni in Nicaragua, dove i sandinisti sono dati in vantaggio, poi sicuramente, per cui una via elettorale, una via assolutamente democratica,
una via, anche se si vuole, poi potremmo andare dopo ad analizzare meglio, abbastanza anche borghese, non socialista, rivoluzionaria, che però mette al centro una nuova idea, no? Una nuova idea di come potrebbe essere finalmente l'America del Sud, e grazie soprattutto. Allora, affermiamo che il principio cardinale che deve guidare l'ALBA è la solidarietà più ampia tra i popoli dell'America Latina e dei Caraibi, che si rifà al pensiero di Bolivar, di Martí, di Sucre, scusate la pronuncia, Hoggins, San Martin, Hidalgo, Petion, Morazón, Sandino ed altri uomini illustri. Senza nazionalismi egoisti né politiche nazionali restrittive che contrappongano l'obiettivo di costruire una grande patria in America Latina come la sognarono gli eroi delle nostre lotte emancipatrici. In questo senso siamo pienamente convinti che l'ALBA non diverrà una realtà sulla base di criteri mercantilistici né di interessi egoistici del profitto di impresa o beneficio nazionale a danno di altri popoli. Solo un'ampia visione latinoamericanista che riconosca l'impossibilità per i nostri paesi di svilupparsi mantenendo al contempo una reale indipendenza sarà capace di raggiungere ciò che Bolivar chiamò il vedere di costituirsi in America della nazione più grande del mondo, meno per la sua estensione e ricchezza che per la sua libertà e gloria. Direi che è un progetto, forse la cosa più vicina al socialismo e al comunismo che veramente ci sia in campo in questo momento nel nostro pianeta. Cioè un'idea veramente, noi siamo abituati ad essere eurocentrici, a vedere il nostro ombelico, mentre noi siamo qui persi con Berlusconi che fa ricorso alla Cassazione, persi con le nostre beghette di D'Alema che farà il Presidente della Camera, o che Ruini chissà cosa sarà santificato, ha fatto Parma, noi abbiamo un continente, insieme a un altro asiatico con la Cina che fa un'esperienza, ma un continente secondo me che ha un'esperienza proprio d'avanguardia, che è il Sud America, il Centro America, che ci sta dando lezioni, che ci sta dando un esempio che noi dovremmo guardare, osservare, capire attentamente, perché ormai è una realtà consolidata. E ci potrà fare anche riflettere, io adesso un po' mi perdo, perché poi qui bisognerebbe andare sul Mercosur, Mercosur è un mercato che già esiste, dove una sorta di comunità europea, di inizio di comunità di cambi, che ha già cominciato a fare alleanze, a cui adesso è entrato il Venezuela non da molto, a cui la Bolivia dopo i risultati elettorali non solo sta entrando, ma addirittura viene candidata alla presidenza, per cui sono elementi su cui non vi voglio tediare, se no parlo troppo a lungo, proprio di costruzione pratica, pragmatica, no? Di avanguardia, non solo idealista, proprio che fa i conti con la realtà dell'economia, dei rapporti di forza, degli interessi, che per cui una realtà strutturata, fatta seriamente, con una possibilità reale di partecipare. E il punto qual è fondamentale, e credo, e io questo lo vorrei provare a riportare a noi, prima cosa che mette al centro l'elemento di democrazia, ma di democrazia vera, intesa come democrazia partecipata, che non è più quell'elemento ormai rispetto al quale noi siamo frastornati nel cervello di democrazia rappresentativa, che poi è solo una democrazia rappresentativa degli interessi oligarchici economici, no? Rimettono al centro un vero elemento, uscendosi da questa ideologia democratica che ci hanno rotto il cavolo dai Ferrari, i liberali, eccetera, e ci mette un elemento fondamentale, no? Perché poi in Venezuela gli sarebbe bello andare a indagare in tutti i quartieri, gruppi bolivariani di autodifesa, insomma, non a caso sono riusciti a respingere gli attacchi golpisti americani, perché al di là delle parole poi bisogna essere anche un po', tra virgolette, scusatemi, da vecchio comunista leninisti, un po' furbi, capire e muoversi e non farsi prendere troppo in giro da soli solidi principi, no? Da queste belle parole, no? A Cuba non c'è la libertà di associazionismo, tanto poi loro usano le associazioni per finanziarle con la Cina, a Cuba non c'è, se serve non si fanno le associazioni se la Cina deve entrare, e questo non vuol dire essere meno democratici, vuol dire si deve essere in un conflitto con l'imperialismo che usa tutti gli strumenti, anche più subdoli, per entrare. Non a caso mi sembra che uno degli atti di Chavez sia stato anche quello di cacciare i religiosi
evangelisti che erano poi un modo per far entrare nella CIA finanziaria nei quartieri dei gruppi, perché poi questo non può essere democrazia, no? Non possiamo continuare a farci prendere in giro con la democrazia rappresentativa, con tutti sono liberi e con... Allora ci pone un punto, anche noi in Europa dovremmo cominciare a riflettere, soprattutto dopo queste elezioni, soprattutto dopo l'uso della televisione, soprattutto dopo come stiamo continuando a essere presi per il culo con questo tema della democrazia rappresentativa, su cosa può intendere una forza comunista, una forza di sinistra, una forza progressista, su cosa vuol dire democrazia partecipata, su cosa vuol dire crisi anche di un pensiero ormai evidente in Occidente liberale, di questa ideologia liberale. Per cui per noi è un esempio, noi dovremmo anche seguire e capire, a mio avviso, come stanno facendo in Sud America, che noi non possiamo essere puristi e fuori dalle logiche della geoeconomia e della geopolitica. Per cui l'euro, l'unità dell'Europa, la stessa Costituzione Europea sono un elemento fondamentale anche per noi, come lo stanno cercando di costituire in Sud America. Per cui anche noi dovremmo riflettere che saremo... E siamo già con l'euro, uno dei poli fondamentali, forse il polo in questo momento antagonista per eccellenza degli interessi degli Stati Uniti, in prospettiva di avere la Cina e l'India, ma l'euro per il momento ce l'abbiamo noi. E siamo un polo imperialista, noi come forze di sinistra, come forze progressiste, come riusciamo a ricostruire, a riaggregare, a riportare avanti la nostra lotta in questo paese? Immagino che a tutti voi sia chiaro che non è che l'Unione possa bastare o sia sufficiente a tale progetto. Per cui l'analisi di tutto ciò che sta avvenendo non solo è interessante e determinante, è per da parte nostra importante capire che è stato per noi fondamentale anche a sinistra fare, se si vuole, un passo insieme alla borghesia, insieme ai borghesi che hanno voluto l'euro, perché oggi ciò permette anche a Chavez di convertire le sue riserve in euro contro dei dollari, facendo la guerra a un altro imperialismo. Però mentre in Sud America fanno la loro parte, i compagni e la sinistra ci stanno dando dei grandi esempi, noi dovremmo cominciare a fare la nostra d'analisi da sinistra qui in Europa e in Italia. E dovremmo cominciare a farla in maniera intelligente, d'avanguardia, comprendendo che probabilmente le rivoluzioni e le battaglie già qui in Occidente non sono più all'ordine del giorno da tanto tempo, che declinare la nostra idea di socialismo, come stanno facendo anche a Cuba per il loro futuro, no? C'è un grande dibattito dopo che Chavez si è aperta la prospettiva bolivariana su cosa deve essere la prospettiva storica del socialismo cubano, no? Il concetto di democrazia ed economia equivalente che Chavez sta portando avanti, con i rivestimenti, per cui usare l'industria, la borghesia, ma il problema in questo momento è come reinvestire gli utili, no? Del gas, del petrolio. Per cui riaprire una discussione che abbiamo anche noi. Io ho una mia idea, io credo che, come è successo in Sud America, le avanguardie comuniste e leniniste ci vogliano, come è stato Castro per il Sud America, che sappiano guidare le masse, no? Però ci sono altri esempi. Noi, ad esempio, in Sud America vediamo i MAS boliviano, che è un insieme di cartelli anche nato da una storia di sconfitte della sinistra al governo di quel paese, dalle più grandi esperienze e tutto, una sorta di cartello nato, diranno spontaneamente, come dice Morales, dai contadini, senza nessuna teoria, quasi antileninista, anticomunista nella sua strutturazione, come noi dottrinalmente potremmo analizzarla. Ma poi vediamo che è l'unica cosa possibile, progressiva, che culturalmente avanti, perché si occupa dei diritti delle persone, delle cose concrete, e questo cartello e questa possibilità di tenere assieme la sinistra di quel paese, come è successo in Uruguay con 20 forze diverse, è possibile anche con una piccola avanguardia leninista comunista all'interno, che la sappia gestire, orientare, senza per forza volerla egemonizzare nel progetto subito di economia socialista, questo è un elemento di riflessione, a mio avviso, che noi dovremmo fare quando nel nostro paese continuiamo a immaginare su come portare avanti le lotte, come portare avanti le confederazioni della sinistra, su quale sarà il nostro ruolo sociale in questa Europa borghese. Credo che dovremmo imparare molto, analizzare molto e studiare molto dall'esperienza sudamericana. Grazie.
In realtà i due interventi precedenti avevano creato un po' di sconquiglio, perché voglio raccontare un po' di cose, però cercherò di tornare al mio intervento originale per poi fare un punto. Solo un aneddoto, io 12 anni fa per la prima volta divento editore dopo la mia prima esperienza a Cuba 12 anni fa, ero andato proprio con una brigata di lavoro intitolata Giovanni Azzizzone. E mi sembra, non so, forse questo legame, ci troviamo qua stasera, non è un caso, oppure c'è un caso, prendo caso. E da lì, dalla mia esperienza che ho fatto a Cuba, ho capito immediatamente che c'era una grande necessità di informazione da Cuba, ma da tutto il sud del mondo, e nel mio ritorno a casa, da tipografo quale ero, piano piano sono riuscito a diventare questo piccolo editore, un po' specializzato sui temi cubani, diciamo, nella specializzazione ancora di più sulla dissidenza cubana, e per cui non me ne vogliate se ogni tanto citerò qualche mio libro, purtroppo, per fortuna, è quello che faccio, pubblico libri scomodi, e a cui a volte spesso devo fare dei riferimenti. Niente, per collegarmi diciamo l'anniversario di Praia di Rodio, credo che la frase di Fidel, che non ci perdoneranno mai quello che abbiamo fatto, credo che sia di grande attualità, proprio perché, come diceva sia Mauro che Stefano, Cuba dalla rivoluzione in poi, la Praia di Rodio, dopo Praia di Rodio, è ancora lì, e ancora adesso è determinante per molti scenari dell'America Latina. Per cui aveva ragione Fidel quando diceva che non ci ricorderanno mai, però in realtà aveva ragione anche il governo nordamericano di voler a tutti i costi abbattere questa rivoluzione, perché probabilmente avevano capito tantissimo che valore poteva avere la rivoluzione cubana fino adesso. Tutto quello che sta succedendo in America Latina, senza la presenza di una Cuba socialista lì, forte e coraggiosa, credo che ci sarebbero state molte più difficoltà a creare quello che sta succedendo in America Latina in questo momento. Però per tornare un po' al tema che mi ero un po' messo in mente di parlare stasera, io credo che da Praia di Rho, dalla sconfitta militare degli Stati Uniti, che poi ha segnato in quegli anni un forte smacco, questo smacco militare fatto da questi poveri campesini, se non ancora addestrati, alcune truppe erano ancora i giovani che si andavano ad addestrare per la prima volta nelle scuole militari, per cui arrivavano lì con il suo piccolo fucile, e sono riusciti a sconfiggere in 72 ore questa grandissima macchina da guerra formata da più grandi mercenari cubani, no? Io credo che da questo momento a Cuba si capisce anche tantissimo come si debba lavorare, come è successo con Praia di Rho, ma ancora di più di lavorare anche con una controintelligenza, cioè essere capaci di prevenire il nemico. Il vicino potente è completamente, cioè una misura stratosferica molto più forte, sia militarmente che economicamente. L'unico piano che ha Cuba è quello del prevenire, di riuscire con una forte intelligence a far fronte a questa aggressione. Diciamo che da lì in poi gli americani e gli Stati Uniti imperialisti provano di tutti i colori, e il loro punto di forza voleva essere questo embargo che a Cuba chiamano blocco economico, perché embargo sembra che sia anche una parola nobile, però in realtà è un blocco economico durissimo che Cuba affronta da più di 40 anni, che sì, diciamo, negli anni 60 veniva giustificato il posto, perché appunto a Cuba c'erano state le nazionalizzazioni di imprese nordamericane, c'era stata la riforma agraria che aveva tolto potere e territori dai grandi multinazionali, la frutta Fidelum e compagnia bella. Negli anni 70-80 chiaramente invece questo blocco economico cercano di giustificarlo dal punto di vista che era necessario combattere questo pericolo rosso, questo comunismo a 90 miglia dalla propria costa, per cui e poi questo, diciamo, questo virus che poteva infettare tutta l'America Latina, per cui ecco,
continuano a cercare alleati nel loro proprio intento di abbattere il dottor Obama con questo blocco economico, proprio in questo sentire. Mentre arriviamo, adesso ho fatto un salto di 30 anni, perché adesso no, sulle vicende cubane bisognerebbe parlare per serate e serate intere, per arrivare ai primi anni 90, con il crollo del blocco comunista, e Cuba si ritrova in una difficoltà incredibile, perché se fino adesso gli scambi commerciali economici erano, in qualche maniera erano riusciti a farli funzionare con il blocco socialista, si ritrova da un momento all'altro con l'85% della propria economia azzerata. Per cui, finite le scorte, si ritrova veramente a fare a soffrire la fame. Insomma, chi è stato giù negli anni 93-94 non si ricorda benissimo che insomma, si arrivava a fine, che mancava il cibo qua, insomma, era il minimo storico, si trovava un po' di riso e fagioli. Io stesso, nella mia esperienza, un passo 10 kg in un mese, non sarebbe comodo anche adesso perdere, però in realtà, e quella era una situazione tragica per Cuba. Mancava la luce 18 ore al giorno, mancava per cui ventilatori, frigoriferi, provate a pensare a un clima tropicale, se manca la luce, manca l'acqua, manca tutto, insomma. Ecco, in questa situazione gli Stati Uniti pensano che sia arrivato il momento di dare il colpo finale. Poi c'era questo effetto domino, tutti i paesi socialisti che crollavano uno dietro l'altro, si aprivano le frontiere, governi che si dimettevano, eccetera. Tutti i propositi nordamericani sono quelli di dire beh, adesso diamo il colpo secco a Cuba, finalmente ce la togliamo dalle scatole. Però anni difficili che io mi ricordo che gli alberghi erano pieni di giornalisti, in alcuni avvoltoi, in alcuni corno, avvoltoi pronti a vedere chissà le scale di Cuba, come siamo già qua a dare la prima notizia, e con alcuni colleghi che io adesso ogni tanto dell'incontro che mi piace prendere in giro, perché anche quei tempi là difficilissimi, dicevo, beh, secondo me questi qua non durano altro 20 anni, loro dicevo che crollavano subito, io adesso li prendo in giro e dico, beh, visto che io ho 15 anni che ho ragione, tu insomma sei partito dopo. Allora, in questo momento, diciamo, per poter dare questo colpo finale, gli Stati Uniti pensano di dover coinvolgere l'Europa fondamentalmente, perché chiaramente gli Stati Uniti non hanno la faccia pulita da poter difendere i diritti umani, di poter difendere, diciamo così, le democrazie, eccetera. Per cui cercano di appoggiare sia dai governi europei sia da ONG europee, cercano di trarre rischio, perché chiaramente l'Europa è più spendibile da questo punto di vista. Il fatto che non abbiamo la pena di morte per tutta l'Europa, insomma che appunto non possiamo essere cacciati, diciamo così, erroneamente, chiaramente sto dicendo quello che pensano gli Stati Uniti, di imperialismo, per cui ecco che anche la figura europea serve per questa strategia, ultima strategia. Allora noi ci ritroviamo che questo blocco economico a un certo momento si trasforma ulteriormente, cioè in più si indurisce proprio perché si comincia a far pesare il fatto che a Cuba non ci sia democrazia, e non vengono rispettati i diritti umani, per cui tutte le commissioni a Ginevra, l'ONU, eccetera, il peso che si vuole dare a questo diciamo, blocco economico, pur che viene condannato ogni anno dall'ONU, negli Stati Uniti, a Ginevra, nella Commissione dei diritti umani, viene, diciamo così, si riesce sempre a far passare una critica contro Cuba per cui giustificare il blocco economico. La strategia finale di tutto questo marchingegno è il fatto che bisogna creare una dissidenza interna cubana. Perché noi vediamo che si possono dividere, diciamo così, in tre tronconi quello che sono le dissidenza a Cuba. Allora, noi abbiamo quella vecchia, radicata a Miami, Gittoni, è quella che io definisco mafiosa, che sono degli anni 50 della vecchia borghesia che ha dovuto abbandonare i propri privilegi e che ancora tutt'oggi non si è, diciamo così, non ha
abbandonato il proposito di tornare a riconquistare i propri privilegi a Cuba. Tra questi posso citare la famiglia Bacardi, che è quella che ha perso grandi quantità di beni con la nazionalizzazione delle industrie, ed è anche una fra quelle che ha finanziato la Guinò, e ancora adesso è una multinazionale, ma non è una multinazionale perché comunque tutti i soci sono della famiglia Bacardi, cioè più distante è il cognato, da cui sono tutti famiglia Bacardi. E ancora adesso finanziano questi gruppi anticastristi che a Cuba creano attentati, cercano di creare la sollevazione popolare, diciamo così. Poi c'è un problema molto più violento di questo, che sono quelli che negli ultimi anni hanno messo le bombe nel turismo, perché hanno capito che il turismo era un portatore di valuta pregiata per Cuba, hanno voluto creare la paura che Cuba non fosse più un paese sicuro dove andare a passare le vacanze con la propria famiglia, e attraverso un mercenario salvadoregno hanno cominciato a lavorare queste bombe, sarebbero state piccole bombe, sembravano quasi inoffensive, ma in realtà poi tra questi attentati muore anche un ragazzo italiano, Fabio Diceno, era figlio di un imprenditore che viveva a Cuba, e lo voglio ricordare perché secondo me è molto grave che l'Italia ancora adesso non richieda l'estradizione di Posada Carriles, che è il mandante che si è vantato di aver pagato il mercenario per mettere bombe e aver detto in un giornale a Miami che quel ragazzo si trovava in un posto sbagliato, un momento sbagliato. E proprio i membri della associazione ricordavano il museo della faccia Borgo Cubatini, e questo museo c'è proprio una sala dedicata a Fabio Diceno, che è molto più ricordato e curato, diciamo così, a Cuba che in Italia. Sono un po' un ragazzo che è morto per così mercenario. Detto questo, allora, cosa succede? Gli Stati Uniti capiscono che la mossa migliore che possono fare è quella di, aggrappandosi a gruppetti di diritti umani, eccetera, eccetera, ricordo che poi a Fortelle a un mio amico a Cerno, che mi ricordo tutti i libri, cerca di boicottare tutto quello che succede, l'informazione su Cuba, e le Poste Frontiere ha fatto però anche l'errore di, in un'intervista che è pubblicata sul mio libro, di dichiarare che prende i soldi dall'USAID, che è il braccio economico della CIA, insomma. Per cui attraverso queste organizzazioni non governative, quella faccia pulita, poi ormai sembra guarda che si chiami Sans Frontières, qualsiasi cosa viene buona, insomma, fra un po' faremo anche i coltivatori senza frontiera, e già saremo una situazione incredibile, no? E attraverso questo cerco di fomentare una dissidenza interna cubana che poi vuole avere la faccia, apparire una faccia pulita, pacifica, eccetera, di dissidenza, che però in realtà sono le persone che si prestano al gioco sporco della CIA. E ci sono state, non so, credo che quasi tutti voi ricordate quel caso del 75 imprigionati a Cuba perché attivisti di associazioni di diritti umani, eccetera. E in realtà questi 75, questo frangente è stato il 94, vengono arrestati perché attraverso un lavoro di intelligence, di infiltrazione della sicurezza cubana, viene dimostrato a processo che questi prendono soldi da parte degli Stati Uniti, della CIA e da altre organizzazioni per fomentare, per rovesciare il regime. Io su questo vorrei leggervi qualcosa perché mi sembra molto interessante, perché in realtà bisogna fare questo salto di qualità da quello che vengono definiti dissidenti politici, oppositori politici, perché dissidenti politici, per cui viene negata la libertà di pensiero a Cuba, in realtà questi non sono, a Cuba non esiste reato di pensiero, cioè, o combini qualcosa e vai in galera, se no non vai in galera per il pensiero. Allora, cosa succede? Gli Stati Uniti fanno una legge, la legge Amos-Barton, che indurisce il blocco economico e che impone in maniera anche extra territoriale a tutte le aziende che vogliono investire a Cuba, impone il fatto che dice: il giorno che noi arriveremo a riprendere in mano la situazione a Cuba,
tutto quello che avete costruito su un territorio che è di proprietà di qualche antica chiesa, come dire, un maiello, oppure su una casa che era diventata un ospedale, quella clinica lì, diventerà di nuovo proprietario, il vecchio proprietario. Cioè, voi tutti gli investimenti che fate rischiate di perderli al momento che si tornerà a prendere il potere a Cuba, no? Allora, questi personaggi si muovono per fomentare questa idea, per investigare chi è che fa investimenti, chi lo fa, andare a dissuadere gli investitori, eccetera, che in un periodo, che ricordate, a Cuba veramente la difficoltà economica era molto forte, per cui c'era bisogno anche di questi investimenti, per cui era vitale per Cuba, l'azione che questi facevano contro la rivoluzione cubana era veramente vitale. Allora, per contrastare questa legge a sbatto, a Cuba viene fatta, diciamo, viene scritta la legge, si chiama Ley 88, che nel mio sito potete anche trovare tradotta in italiano, con difficoltà la tradotta, che ci sono dei punti che appunto spiega che chi si muove in certa maniera va a un corso pene severe, possiamo anche ammettere che siano severe, no? Però è chiaro che chiunque ha conoscito del fatto che commette dei reati se si pone in queste condizioni. Io vorrei leggere un paio di passaggi perché credo che sia importante, insomma. Allora, concludere accordi con la potenza straniera, con un'impresa o con un'organizzazione straniera o sotto controllo straniero o con loro agenti allo scopo di provocare ostilità o atti di aggressione contro il paese è punito con 30 anni di galera e poi non tutta bene. E un altro passaggio: colui che riceve denaro o altri doni da una potenza straniera e da chiunque agisca nel suo interesse per pubblicare o diffondere scritti o influenzare in qualunque modo l'opinione pubblica per quanto riguarda l'organizzazione interna dello Stato, eccetera, eccetera, è punibile con 30 lire. Allora, perché vi ho detto queste due cose? Proprio per provocazione. La prima fa parte del codice penale francese. E la seconda fa parte del codice penale svedese. Io credo che siano due paesi che non si possono da tante parti dichiarare non democratici, no? Poi la rivoluzione francese, la Svezia, poi è sempre stata. Questo si vuole negare a Cuba il diritto di difendersi. E noi ci ritroviamo quindi che questi oppositori, definiti dissidenti, ce li ritroviamo che in realtà sono dei mercenari. Quindi c'è un libro che ho pubblicato dove 12 agenti cubani infiltrati in queste organizzazioni, e quasi tutti ormai anche per capacità intellettuali sono diventati presidenti dell'associazione, capo del partito, eccetera, e dimostra appunto come venivano foraggiati, aiutati dalla CIA, dall'ufficio di interesse nordamericano, per fare questo reato, per fomentare la rivolta sia popolare sia economica del Stato. Allora, questa è una struttura che noi in anni passati lo possiamo un po' rivedere in Solidarnosc quando gli Stati Uniti sono intervenuti in Polonia. Adesso li vediamo in queste rivoluzioni arancioni, no? Che da un momento all'altro nascono questi gruppi di opposizione con un sacco di soldi che hanno possibilità di mettere nel mercato notizie, questo e quell'altro, aprono le radio, mi ricordo B52, mi dispiace per qualcuno che era affezionato, ma si scopre poi che era finanziato da Soros per creare separazione interna del governo di Guglielmo. Poi l'ultimo movimento, quello che ha fatto cascare il dolce dell'Optor, anche questo era con lo stesso, la stessa struttura che finanziava i dissidenti cubani. Gli Stati Uniti, perché mi viene in mente che parlava di guastatori, no? In realtà gli Stati Uniti stanno utilizzando altri guastatori per buttare giù Cuba. Ci sono, ha letto alcuni brani di documenti su cosa pensa di fare gli Stati Uniti del mondo. Ma in realtà c'è un documento ulteriore di 500 pagine di cosa pensa di fare su Cuba. Cioè, si intitola addirittura Accelerazione della transizione di Cuba.
e vengono investiti milioni e milioni di soldi in questa transizione veloce e pacifica di Cuba. A me piace leggere alcuni libri, perché per chi conosce Cuba ci si mette sempre un po' a ridere. Fra tanti punti di questi, adesso qua ho un punto, ma di questi 500 pagine ce n'è uno che io non lo sapevo, che mi fa la motorina. Immunizzare immediatamente tutti i bambini minori di 5 anni che fino ad ora, scusate, sto traducendo un momento, ma finora non si sono potuti vaccinare, vaccinare appunto contro le principali infettività infantili visto il sistema attuale della sanità. Cioè, chiunque di noi, anche più necessario un nemico di Cuba, sa che i bambini cubani arrivano fino a 13 vaccini, cioè, i nostri igienisti direbbero che sono fin troppi, però a Cuba c'è ancora questo vigore della sanità. Oppure addirittura adesso con questi soldi che vengono spesi in questo programma c'è un aereo che 24 ore su 24, è un C-130, e gira al limite dello spazio aereo territoriale cubano trasmettendo questa famosa QMRT che con pochi dollari Cuba poi è riuscito a non far vedere a nessuno, anche perché il direttore di questa TV1RT il giorno prima di aver messo in Londra è tornato a Cuba, era un agente cubano e ha spiegato come funzionava e come si poteva con pochissimi dollari metterlo fuori in uso. Tutti questi soldi sono presi proprio per creare, cercare di, attraverso l'informazione e attraverso questi personaggi che si prestano facilmente a gioco, cercare, diciamo così, di sfruttare il malcontento che c'è, che è un malcontento sociale appunto, cioè vuol dire cubano, è vero che brontola, ma gli manca questo, perché gli manca quell'altro, poi è anche consapevole del perché, però il tentativo degli Stati Uniti è quello di far apparire che il malcontento economico e sociale che c'è a Cuba sia un malcontento politico. Non a caso è stato sfruttato anche per crisi del Balseros, pensando che fossero gente che scappava da Cuba, no? Perché non poteva dire la Cuba, cioè, in realtà erano tutti cittadini cubani che cercavano di emigrare per questioni economiche, insomma. In effetti ultimamente anche la presenza cubana a Miami è cambiata. A Miami ci sono state manifestazioni pro-Fidel ultimamente, nel senso che le nuove ondate migratorie cubane sono chiaramente non oppositori politici, sono emigrati economici e che una volta arrivati a Miami non soffrono più quella che era, diciamo, l'imposizione della mafia cubana, che se volevano lavorare, vivere, trovare carne, eccetera, dovevano dimostrarsi anticastristi. Io credo che si sia parlato tanto in Italia di una dissidenza cubana e si sia parlato pochissimo invece di come i cubani erano smascherati. Allora, noi ci troviamo, a me ovviamente uno che era una paladina della dissidenza cubana, Odilio Collazo, che era portata al palo di mano dal governo americano, che è stata uno di quelli che ha incontrato anche Jimmy Carter quando è stato in visita a Cuba, era una di quelle più focose a questo punto, perché Fidel non ci fa fare, perché era proprio su tutte le televisioni la passa adesso, CNN, questa Odilio Collazo era la presidente del partito pro diritti umani di Cuba. Da un momento, quando arriva il processo, si dichiara agente Tania, il codice era agente Tania, e smaschera tutto quello che era il suo apparato. E viene a smascherare il fatto che dichiaravano di essere in 800, invece in realtà erano in 4. E chiaramente c'è anche una forte, diciamo così, limitazione da parte di questi dissidenti a voler allargare il numero di dissidenti, perché chiaramente i dollari che arrivano dagli Stati Uniti, se si è in tanti bisogna dire in tanti, se si è in pochi si dice di essere in 800 per ottenere tanti soldi, però in realtà ci si divide in 4 e molti di questi gruppi erano formati da moglie e marito, gran parte di questi poi appunto si rivelano essere agenti cubani, alcuni avevano accesso a tutte le stanze del
la Sina, che è l'ufficio di interesse del nord americano, 24 ore su 24, e anche con un accompagnatore, potete portare dentro un accompagnatore. Per cui, ecco, ci ritroviamo che tutta la politica, poi anche l'Europa, è cascata interamente, anche aiutata da Aznar o da Havel, l'ex presidente della Repubblica Ceca, che sono un po' questi guastatori, no? Sono andati a cercare i guastatori della Repubblica Ceca. Aznar, per fortuna, è andato. Aznar, che adesso fa il professore negli Stati Uniti. Havel, che a quel tempo la sua campagna elettorale era stata proprio pagata da USAID, e ci sono, sto dicendo delle cose che sono probabili e documentate, a cui la vostra scritto su un suo intervento che aveva fatto contro Cuba per non spedire di Tumai, che si era prestato a portare la mozione contro Cuba a questa commissione di Tumai a Ginevra, perché ormai gli Stati Uniti non trovavano più dei piccoli servi sugli americani per portare questa mozione, no? E per cui si prestavano a portare questa mozione contro Cuba a paesi come la Repubblica Ceca o non so, c'era l'Armenia, mi sembra da volta l'ho portato l'Armenia. E io scrivendo appunto ad Ave, ero appena tornato da un viaggio nel Kurdistan, avevo incontrato organizzazioni per i diritti umani curdi, gli scrivo appunto che in questa sede di organizzazioni per i diritti umani curde, attaccate al muro, c'erano i manifesti di Fidel, c'era un certo manifesto di Bush o di Ave. Ecco, questo per far capire come sia molto difficile la battaglia informativa e culturale su questi argomenti, su cui io credo che, proprio perché a Cuba non si perdona di aver esistito così tanto, sia ancora più forte. Cuba, una volta un poeta cubano aveva definito che Cuba sembra essere la luna per un lupo. Ogni volta che gli Stati Uniti senti parlare di Cuba cominciano a ululare, come se fosse un lupo vedere la luna. Niente, io avrà piacere molto dialogare con voi, se poi avete domande, perché di cose vorrei raccontare tantissimo, ma credo che ci sono degli interessi. Io vorrei concludere che se guardiamo i dati di fatto, questi 40 anni di aggressione contro Cuba da parte del più potente del mondo, sia economicamente e militarmente, il vicino più potente del mondo, i risultati ne hanno dati da poco, se anche ammesso, diciamo così, che tutto quello che sono riusciti a creare in 40 anni sono questi gruppetti di personaggi pagati, manovrabili da loro, investendo milioni di dollari, tutto quello che c'è la possibilità di investire, eccetera. Il risultato questo, io credo, insomma, Cuba abbia dato un'ulteriore dimostrazione, diciamo, di quanta forza e di quanto coerenza e di appoggio che gode la rivoluzione per fare il suo popolo. Io credo che essere esistito fino ad oggi e poter intervenire immediatamente, per esempio, mi viene in mente quando si parlava di Evo, di Chavez, Evo, come viene eletto presidente, si ritrova lì 2000 medici cubani che già immediatamente sono a curare i poveri boliviani, oppure già da tutte le parti dell'America Latina, anche grazie ai fondi che mette a disposizione Chavez, arrivano a Cuba a farsi curare la vista migliaia e migliaia di cittadini, non solo sudamericani, perché arrivano anche dal Nord America a farsi curare la vista a Cuba, gratuitamente, si chiama Operazione del Milagro. In alcuni quartieri di New York si scaldano grazie al gas. Esatto, cioè, dimostrando questo, vuol dire, io credo che Cuba abbia dato una lezione e che veramente si sia meritata, cioè, come si deve, cioè, il fatto che abbia avuto per tutti questi anni un nemico potente come gli Stati Uniti, vuol dire che io credo che se la sia meritata, insomma, nel senso buono del termine, solo per quello che è stato capace di fare Cuba in tutti questi anni, di rimando c'è questa aggressione, questo fatto che noi lo perdoneranno mai, di aver fatto questa rivoluzione 90 miglia da
della costa. Questo io credo sia importante. Poi sono qua a disposizione, se ci sono tanti altri, per tutti gli altri argomenti, mi piacerebbe sviscerare ulteriori commenti. Grazie.